Fammi vedere, che cosa è successo? Ma che cos'hai? L'occhio nero! Cioè, avete litigato! Non lo so, come barbari! Comunque questa cosa non finisce qua, io devo parlare con la professoressa, devo capire quello che è successo e in più va in punizione. Ti tolgo il telefono, non esci per una settimana e dopo cena devi sparire nella tua stanza. Non si risolvono le cose con la violenza. Ragazzi, guardate cosa mi sono fatta all'occhio, per questo scherzo a mamma cerchiamo di superare almeno i 15.000 mi piace e ricordatevi di iscrivervi anche al canale. Ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sicuramente avrete già visto il video dove mia madre mi ruba tutte le mie cose più importanti, il cellulare, il computer e tante altre cose, con l'aiuto di Remo. Quindi dopo quello scherzo ho deciso di vendicarmi. Adesso vi spiego che scherzo devo fare. Ma mia amica, adesso invento un nome, tipo facciamo che si chiama Chiara, vuole copiare per forza da me il compito di italiano. Infatti mi ha chiamato il giorno prima proprio per dire che non aveva studiato e voleva per forza copiare il compito. E così la prof ci scopre e ci mette a me e a lei due. Però non è finita qui. Infatti dirò a mia madre che all'uscita di scuola, visto che le ha copiato a me, le abbiamo preso due, abbiamo fatto lite e con questa lite mi sono fatta l'occhio nero e lo farò vedere a mia madre. Questa idea mi è venuta grazie ad Halloween. Quindi mi farò truccare per rendere l'effetto del livido sull'occhio, così lo scherzo sarà ancora più credibile. Ok, adesso sono scesa già allo studio dove lavora mia madre e adesso creiamo il livido sull'occhio. Ok, adesso iniziamo con la base. Ovviamente mi truccherà mia cugina. Echoes of your words crashing into me. Mettiamo un po' di correttore. And there's no way to breathe. Dopo aver messo il correttore metteremo tre tipi di ombretti. Uno di colore giallo, uno verde e l'altro viola. Attenzione, gli ombretti utilizzati devono essere opachi, non perlati. Se poi c'è bisogno di rifinire un po' il trucco, metteremo un po' di nero. Ah, dimenticavo, gli ombretti vanno applicati con un picchiettaio. Stiamo iniziando con il colore giallo. Abbiamo messo il giallo e adesso mia cugina mette il verde. Già sembra un livido, però adesso dobbiamo ancora finire e utilizzare il colore viola. Aggiungeremo anche un po' di nero. Questo è il colore nero. Il trucco è pronto. Volevo dire, lo potete utilizzare anche come trucco di Halloween. Penso che ci sia solo Remo in casa. Adesso vediamo cosa dirà vedendo questo trucco qui. Quindi ciao Remo. Elena, ma cosa ti sei fatta all'occhio? Fatto lito, mi sono fatto un livido, guarda, è gigante. Scusa, ma spiegami, com'è successo? È una storia lunghissima, Remo, però ho fatto lite con una mia amica e... Perché brilla? Ma è un trucco, Elena. Dai, ma già te ne sei accorto, Remo. Come io e te facciamo tanti scherzi, è ovvio che me ne accorgo. Vabbè, tanto non lo dovevo fare a te questo scherzo, a mamma lo devo fare, quindi... Che ne dici se ce lo bendiamo prima? Sì, sì, dai, hai ragione. E poi dovrei usare la stessa tecnica che ho utilizzato io quando mi sono fatti i piercing alla lingua. Ti dovrei far vedere di sfuggita da mamma, altrimenti se ne accorgerà come ho fatto io. Sì, lo so. Troppo stretto va bene così? No, no, va bene così. Sembra una vera benda, anche se qui sembra un po' il livido ancora. Sì, è meglio però. Ok, quindi adesso aspettiamo che arrivi mamma? Prima che aspettiamo, cioè dovevamo creare un compito finto, perché io devo far finta che ho avuto due. Poi vedrò nel video cosa hai combinato. Eh sì, perché poi mamma non ci crede. Allora, prendiamo questo quaderno tuo vecchio e stappiamo un foglio precisamente da metà. Ok. Lo dividiamo in quattro. Facciamo come se fosse un foglio protocollo. E in corsivo cerco di metterti il voto. Quanto hai detto? Due? Sì, due. Ti scrivo anche una nota sotto. Sì, sì, così è anche più credibile. Ok, che ne dici se te la metto qui il voto? Va bene, sì. Perfetto, allora ci vuole una penna rossa. Due. Scriviamo non si copia durante il compito. E scriviamo anche firma del genitore, va bene? Sì.
Guarda Elena. Proprio credibile, Remo. Ora devi inserirlo nel tuo zaino. La tua vendetta si sta svolgendo abbastanza bene. Posso darti qualche consiglio? Sì. Prendi la telecamera, tu ti chiudi nella tua camera e fai finta di sentirti male. E le dirò che ti fa male la testa. Così lei all'inizio penserà che ti sei fasciata, ma in realtà non sa cosa ti è successo all'occhio. Su su, andiamo, andiamo. Sì, sì, vado. Mamma potrebbe arrivare da un momento all'altro. Perfetto, Elena, va bene così. Adesso io vado e ricordati che ti fa male la testa e di bendarti anche l'occhio, mi raccomando. Sì, sì, non ti preoccupare, Remo. A tra poco. È arrivata mamma. Eccoti qui. Dimmi, sei andata a prendere Elena? È ovvio che sono andata a prenderla, però sono passato prima. E dov'è? Ha detto che le fa male la testa, ma niente di che. È in camera sua. Elena, qui. Che è successo? Ti fa male la testa? Sì, mi fa male la testa, mi sono messa questa bella. Ma tu avevi un compito oggi alla prima ora? Eh sì. E com'è andato? Sei riuscita a farlo? Sì, l'ho fatto, pure è andato male. Faceva male la testa. Com'è andato male? Dov'è il compito? Qua? Nello zaino, dentro una busta. Dov'è il compito? Qua. Come mai non è andato bene? Ieri avevi studiato. Non si copia durante il compito. Non c'è la firma dei genitori. Scusa, ma se ieri hai studiato, cosa dovevi copiare? Una mia amica voleva copiare il mio compito. Ma vedo che più o meno l'hai fatto bene il compito, perché hai preso due? Io non ho copiato, la mia amica ha copiato, però la prof mi ha messo lo stesso due a me. Se la tua amica ha copiato e tu dici che non hai copiato, perché ti ha messo due, sto chiedendo? Adesso mi fa male la testa, andate. Vabbè, la andiamo. Febbre non ce l'hai. Togliti questa febbre. No, ma non capisco che succede. Scusa, perché non si vuole togliere la benda? Non lo so, voglio capire bene quello che è successo. Insomma, cosa sono questi voti a scuola, Elena? Dove sei? Dove sei cacciata adesso? Elena, esci dal banco. Dai, vieni a spiegare quello che è successo. Vieni qua, dai. Cosa è successo? Ti fa male o non ti fa male la testa? Ma questa fascia non te la puoi mettere meglio? No. Ma ti fa male o non ti fa male la testa? Le bugie non mi fa male la testa, però la sto utilizzando per coprire una cosa. Fammi vedere, che cosa è successo? Ma che cos'hai? L'occhio nero. Dimmi cosa è successo. Anche adesso ti spiego tutto. Elena, ma perché hai detto anche a me una scusa? Anche a me hai detto che ti fa male la testa e poi vedo questo occhio nero. Una mia amica voleva copiare perché non aveva studiato. E allora gliel'ha fatto copiare, però la prof ci ha visto e ci ha messo a me e a lei due. E va bene, che è quest'occhio? Da dove esce? All'uscita di scuola, l'abbiamo litigato. E a lei, diciamo, mi ha fatto così. Cioè, avete litigato? Non lo so, come barbari. Sì, ma lei ha iniziato. Non basta che questa amica tua ha copiato il tuo compito, avete anche litigato. Poi semplicemente dire alla prof che la tua presunta amica, non la chiamerei amica, ti disturbava perché voleva essere suggerita e finiva lì. Vabbè, ma non si risolvono con le mani i problemi. Stavo facendo la scuola e poi lei ha iniziato a parlare male. Comunque questa cosa non finisce qua, io devo parlare con la professoressa, devo capire quello che è successo e in più vai in punizione, ti tolgo il telefono, non esci per una settimana e dopo cena devi sparire nella tua stanza. Sono cose che succedono tra amiche. Cose che succedono tra amiche. Non si risolvono le cose con la violenza. Non la passa liscia questa volta. Due. Ma come si fa a prendere questo voto? Non ha mai preso questi voti qua. Mamma, comunque. Ma vedi un po' quello che ti sei combinata. Comunque, mamma, tu non parlerai proprio con nessuno. Ma cos'è, un altro scherzo? Sì, è uno scherzo. È quello che ha lì solamente un trucco di Halloween. Niente, ti sei dimenticata che era Halloween, mamma? Sì, mi sono dimenticata. Voi ne combinate ogni giorno uno. Ti ha pensato tutto Elena. Adesso sta diventando Elena. La non ti azzardare più a fare questi scherzi, né uno e né l'altro. Poi vedrai. Spero che vi abbiamo strappato un sorriso. Come sempre, noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da Giastremo. Da Elena. Cara mammina. Alla prossima, ciao!